1922 tramandiamo di generazione in generazione attenzione per i clienti e ricerca di materiali pregiati, che fanno di accessori classici come cappelli e berretti un must instancabile e sempre in linea con le mode e con i tempi. Perché scegliere un Family Banker Mediolanum? Perché il Family Banker si rivolge a una famiglia da una banca di una famiglia. Io ho clienti che sono con me da 25 anni. Ti richiamo fra un po'. Ciao, ciao. L'imprenditore i patrimoni li costruisce attraverso la propria attività. Io e la banca ci impegniamo a valorizzare e proteggere questi patrimoni. Oggi, per i miei clienti imprenditori, la banca porta soluzioni anche per le esigenze complesse dell'impresa. Soluzione? Quindi far sì che la sua azienda possa crescere e fare più business. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Sindaco, una serata splendida qui a Pena San Giovanni, una vista incantevole, la musica poi ha fatto di decoro. Ce ne parli delle sue emozioni di questa sera? Ma è stata una serata veramente eccezionale, al di sopra delle aspettative.
Io veramente avevo assistito allo spettacolo a Sant'Angelo in Pontano, però forse mancava qualcosa, forse l'atmosfera. Qui siamo racchiusi in questi meravigliosi palazzi e quindi è stata veramente una serata ragguardevole. Tutta la città è stata quasi presente perché abbiamo fatto il pieno. Ma sì, veramente io ho una comunità di cui vado orgoglioso perché sono sempre molto attenti, in particolar modo alla cultura in generale, e quindi con una massiccia presenza partecipano molto volentieri a qualsiasi tipo di musica, pop, jazz. L'anno scorso abbiamo fatto un festival di jazz che è durato 6 mesi e quindi c'è stata una partecipazione molto interessante. Questa sera ovviamente non potevano mancare a questo appuntamento e veramente qualcuno mancava perché magari per motivi di ferie erano fuori eccetera, però sono attenti alla cultura e questo è per me un motivo di orgoglio. Abbiamo dimostrato che anche durante il Covid l'arte non si ferma, perché si può fare l'arte in modo sicuro e anche tranquillo. Certamente, cioè l'arte non si può fermare, se noi siamo qui è grazie all'arte, l'arte è tutto, l'espressione dell'uomo, cioè ci fa sognare, ci fa volare in certe situazioni particolari dove in pratica la praticità e la vita quotidiana non ci darebbe mai quelle emozioni, quelle soddisfazioni appunto che ci dà l'arte in generale, musica, pittura e quant'altro. Comunque dobbiamo ringraziare a tutto lo staff del comune che sono stati molto attenti e molto rigorosi. No, io veramente ho dei consiglieri eccezionali, tutti collaborano indistintamente, quindi io non sono nient'altro che il primo fra pari, non sono il sindaco, primo fra pari. Inoltre c'è anche tutto il gruppo della Proloco che è sempre presente ad ogni manifestazione. Sì, partecipano molto volentieri, per me questo mi dà la carica per andare avanti, per promuovere, per fare, per provvedere a far sì che la comunità sia sempre attenta, sempre cerchiamo di gratificare i loro desideri, i desideri dei cittadini. Insomma. Anche portare turismo? Anche, soprattutto, perché questo è un paese che non è che può vivere di attività industriale. È impossibile, quindi occorre inventarsi qualcosa di particolare per quanto riguarda l'attività turistica, ma selezionata. Qui il turismo di massa non è possibile, ovviamente, perché se lei ha visto il paesino è molto piccolo. È una cartolina, sì. Infatti noi adesso stiamo ripercorrendo dei progetti che in pratica avevo ideato nel 1997, sono i famosi percorsi d'acqua. Sono dei percorsi naturalistici tra il fiume Torrente Salino e Tenna. E infatti noi qui, c'è il Salino che è uno dei pochi fiumi salati dell'Europa, quindi una flora particolare, un paesaggio particolare. E c'è una zona denominata, una contrada anzi, Saline, e quindi lì abbiamo costituito una Saline Terme nel 1994 e quindi stiamo riattivando ciò, quello che adesso viene chiesto. La domanda sul mercato del turismo in particolar modo è quella di tornare alla dimensione umana, quindi percorsi in mezzo alla natura, in mezzo al verde, quindi tutto ciò che è l'essere. L'essere vive in perfetta simbiosi con l'acqua, con il vento, con il sole, con la terra, con l'erba e quant'altro. Questa è l'essenzialità. E adesso in particolar modo con questo maledetto Covid, diciamo, il cittadino che vive nelle grandi metropoli ha capito qual è la vera serenità, la vera vita.